dei recenti delle amministrative parlano di un 9% ad Ostia, un 8% a Lucca, 7% a Bolzano, insomma risultati ampi e diffusi sul territorio nazionale. L'unica cosa che manca a questo movimento sostanzialmente è quel minimo di spazio mediatico che le è sempre stato negato. Il sottoscritto è stato in TV 4 volte, con questa 5 negli ultimi 2 anni, di cui 3 volte a fare un processo mediatico e una volta in una specie di pollaio in cui vince chi strilla più forte. Quindi non c'è mai la possibilità di parlare di politica, di programmi, di quello che vuole Casapound, della visione dello Stato e della nazione, e quindi ahimè non c'è possibilità di conoscere veramente Casapound. Però anche questo è uno scoglio che verrà superato, perché da domenica entriamo in par condicio e chi ha presentato le liste avrà diritto ad apparire in televisione come gli altri partiti. Metteremo tutti i nostri avvocati a far rispettare questo nostro diritto ed avremo anche noi i nostri spazi televisivi per parlare finalmente di politica. È chiaro che Casapound viene dipinta come un movimento radicale d'estremo, perché sicuramente fa paura ciò che Casapound sta portando avanti come programma politico, perché ripeto, noi ad oggi siamo gli unici a chiedere un'uscita unilaterale dall'euro e dall'Unione Europea, e mettiamo in campo una visione dello Stato che può dare speranza a questo popolo, cosa che è stata assolutamente disattesa. Quindi veniamo visti come il fumo negli occhi. Poi è chiaro che abbiamo, diciamo così, una visione ideologica ben precisa, siamo presenti nei quartieri più difficili, spesso e volentieri veniamo attaccati dai nostri avversari politici anche fisicamente, e certo non ci facciamo cacciare dalle piazze, però noi vogliamo riprenderci questa nazione insieme a tutti quanti, non vogliamo dividere il popolo. Noi pensiamo che i nemici della libertà oggi sono quelli che siedono in Parlamento e che già si preparano fra 1 mese e mezzo a governare insieme di nuovo questa nazione, dopo che Che la governano giustizia. insieme da 5 anni, da quando c'è Mario Monti fino ad oggi hanno governato insieme Silvio Berlusconi, il Partito Democratico di Matteo Renzi, e lo faranno ancora purtroppo con i voti dei tanti italiani che ancora credono alle fandonie dette da Silvio. Quindi rispetto costituzionale e diritto dei cittadini. Ah, quello sicuramente. Di sovranità, perché se uno Stato non ha la sovranità, ripeto, anche della propria moneta, del proprio bilancio e quindi del proprio destino, non può mettere in atto quelle misure che servono a fare ciò che va fatto, ovvero rispedire, rimpatriare le persone che si trovano qui e che non hanno mezzi di sostentamento propri, chi non ha la casa, chi non ha il lavoro, chi non ha possibilità di autosostentarsi, deve necessariamente tornare nel paese d'origine. Per far questo noi lo possiamo fare solo se riusciamo a fare accordi bilaterali ben precisi con i paesi di provenienza. Quindi magari immaginate uno Stato sovrano che va in Nigeria e dice alla Nigeria: guardate, qui da noi ci sono 80.000, 100.000 ragazzi nigeriani che stanno a spasso, stanno nel centro d'accoglienza con le cuffiette in attesa diciamo, di trovare un lavoro che non ci sarà mai. Cosa vi serve in Nigeria? Dobbiamo asfaltare le strade, c'è da fare gli ospedali, gli acquedotti, i campi solari, tutte cose che l'Italia sa fare benissimo, perché è la nostra vocazione quella di edificare lo Stato tramite le infrastrutture. Per cui uno Stato sovrano potrebbe fare un accordo bilaterale con la Nigeria e dire: ok, veniamo noi, asfaltiamo le strade, costruiamo le case e gli ospedali, però per favore la manodopera da mettere su queste cose la fate fare ai ragazzi nigeriani che si trovano in Italia, così che noi possiamo poi andare al centro d'accoglienza, suonare, presentarci con una bella pala e dirgli: tu sei venuto qui per lavorare? Vai, stiamo a casa tua ricostruendo la nazione, fai il tuo dovere come hanno fatto i nostri nonni tanti anni fa, questa è la pala, e dimostraci che sei venuto qui per lavorare e non per fare il cantante rap con il cappellino rigirato. Questa è una Benissimo. prospettiva di sviluppo per noi e per l'Africa. Il ruolo dell'Italia nell'Africa deve tornare ad essere quello di una nazione guida amica che rimette in piedi ciò che oggi è devastato totalmente dalle multinazionali del grande capitale. Quindi questo è il ruolo dell'Italia, per far sì che queste persone tornino indietro. Fantastico. Meno male che è un estremista. Sicuramente ha caratterizzato appunto le elezioni locali su Ostia, e poi si è cercato di dire che Casapound è, Violenta. a parte violenta, ma collegata alla mafia, che fa voto di scambio perché porta gli aiuti alimentari nei quartieri più deboli. Nella realtà dei fatti, a distanza di ormai qualche mese, c'è stato ieri, ovviamente le cronache ne hanno parlato, la retata che ha portato tutto il clan in carcere, comprese le persone legate al clan. Non c'è nessun indagato di Casapound, non c'è stato nessun arrestato di Casapound, perché ovviamente non c'è nulla, ma oltre il dato fattivo che è stato riportato ieri, vi posso dire, senza poter mostrare
il documento perché è segretato, che si è riunita la commissione antimafia su nostra richiesta. Ricorderete che abbiamo chiesto specificatamente che si facesse luce, l'abbiamo chiesto noi per primi su questo caso. Si è riunita la commissione antimafia e le più alte cariche dello Stato dal punto di vista investigativo, quindi il capo della polizia, il capo dei ROS, hanno detto alla signora Rosy Bindi, che li incalzava, che non c'è nulla che possa, diciamo così, riguardare un rapporto fra Casa Pound e qualsivoglia organizzazione criminale o mafiosa. Questo è stato ribadito dai vertici della polizia investigativa. La Rosy Bindi, non contenta, ha continuato ad incalzare i vertici gli hanno detto: non ci faccia pressioni, perché la realtà è questa, noi facciamo il nostro lavoro, se lei vuole ottenere una risposta politica da noi non l'avrà. Quindi questo è stato certificato dalla commissione antimafia del Parlamento, presente anche il senatore Esposito del Partito Democratico, che tanto bene ci vuole, e infatti non ha più pronunciato una parola riguardo Casa Pound e la criminalità organizzata. Quindi questo è un dato di fatto, c'è un foglio della commissione antimafia che è nelle nostre mani, che non può essere replicato perché è segretato, ma che può essere messo a disposizione di qualsiasi giornalista lo voglia leggere, soltanto prendendone visione e non replicandolo. Per cui invito tutti gli esponenti del Partito Democratico che ci seguono a non utilizzare più questa argomentazione, perché le querele fioccano e con questo foglio verranno vinte facilmente da Casa Pound. Perfetto, applausi. Allora, con la vittoria, si dice quando cosa fareste, bisogna avere la forza politica, ovviamente si tratta di convincere gli italiani a votare per noi e, in caso di vittoria assoluta, prendersi le responsabilità di governo. Cosa farà il governo? La prima cosa da fare in maniera più rapida e più dura possibile è appunto uscire dall'euro e uscire dall'Unione Europea. Per fare questo può essere fatto immediatamente, al primo giorno di governo, con una serie semplice di decreti legge che vanno a colpire sostanzialmente la moneta unica e a tornare alla sovranità. Dobbiamo prima di tutto, in questa fase di passaggio che serve per tornare alla nostra moneta sovrana, sicuramente nazionalizzare per il tempo della transizione il sistema bancario italiano, rimettere la banca centrale sotto il controllo del Ministero di Economia e Finanze, ma anche nazionalizzare tutte le banche per evitare l'inevitabile fuga di capitali, e mettere tutto lo Stato in questi 14 giorni a fare questa transizione, per far sì che il secondo lunedì dopo l'insediamento del governo possano già uscire le nostre monete sovrane dai nostri bancomat. Questo può essere fatto tranquillamente, non credete a chi vi dice che non può essere fatto, ma va fatto così, perché se noi non lo facciamo drasticamente e immediatamente verremo travolti dalla reazione dei nostri partner europei, che come tanto tempo fa getteranno il nostro debito pubblico sul mercato, faranno schizzare lo spread, la gente per paura sposterà i capitali, mentre i capitali in quei 14 giorni sarà assolutamente proibito spostarli dall'Italia e portarli altrove. Quindi, nella massima fiducia del popolo nei confronti del suo governo e della sua nazione, bisogna rimanere uniti, non bisogna impaurirsi, perché la paura è ciò che ha fatto sì che in Grecia, ad esempio, si arrivassero poi alla corsa agli sportelli, tutto artatamente montato anche dai media. Quindi, in piena sicurezza, con la determinazione che serve, si può in quei 14 giorni uscire dall'euro. Poi, di conseguenza, gli altri punti del nostro programma, abbiamo tante cose interessanti che si possono realizzare subito. Una è il reddito nazionale di natalità, ovvero mettere 500 euro al mese da 0 a 16 anni per tutti i bambini italiani che nascono sul nostro territorio. Vogliamo nazionalizzare le autostrade per metterle sotto il controllo pubblico. Attenzione, le strade sono già nostre, non c'è bisogno di nazionalizzare le autostrade. Quando diciamo nazionalizzare intendiamo revocare le concessioni che oggi sono state date a delle multinazionali con contratti di cui non sappiamo niente, perché quelli anche sono segretati. Quindi prendere le autostrade, rimettere sotto il controllo pubblico e fare la tariffa unica annuale, così come c'è in Germania, così come c'è in Austria e così come c'è in Svizzera, facendo sì che gli italiani paghino 80 euro l'anno con un bollino da mettere. Bollino fisso, insomma. Bollino fisso, e lasciamo questa enorme ricchezza che oggi mettiamo nelle tasche di Benetton, ma anche di Goldman Sachs o di BlackRock, che è il fondo speculativo che partecipa all'Antia, lasciamo nelle tasche dei lavoratori italiani, degli imprenditori che usano l'autostrada, per liberare, come l'Austria e la Svizzera, insomma, dobbiamo liberare la ricchezza e lasciare i soldi in mano a chi lavora. Bene. Ovviamente sulle bollette ci vuole anche lì chiarezza e capire che quasi la metà delle voci che leggiamo poi non sono alla fine sul consumo di ciò che utilizziamo, ma ahimè altre tasse, balzelli e cose oscure poi alla fine a chi paga le bollette. Allora, diciamo che i servizi pubblici essenziali devono tornare assolutamente bene
sotto il controllo pubblico, e il controllo pubblico deve offrire semplicemente un servizio per far sì che le cose vengano usufruite senza mettere poi sopra altri balzelli, quindi bollette chiare, la presenza dello Stato anche nei servizi pubblici essenziali. Volevo tornare su quanto detto perché è importante. È vero che c'è questo problema per cui qualsiasi cosa vogliamo fare dobbiamo trovare una copertura di spese e quindi oggi non possiamo fare niente, ma proprio perché noi viviamo in un sistema in cui la nostra moneta viene stampata da una banca straniera che sta dall'altra parte del continente, su cui noi non abbiamo nessun controllo e voce in capitolo, e abbiamo messo disgraziatamente il pareggio di bilancio in Costituzione, che l'hanno messo tutti i partiti, dalla Lega fino a finire a tutti quelli che erano presenti in quel momento storico, per cui qualsiasi iniziativa noi vogliamo fare a favore del nostro popolo dobbiamo andare a mettere le mani in tasca ai cittadini. Quindi chi dice di abbassare le tasse e contemporaneamente alzare le pensioni vi sta prendendo letteralmente in giro. Si può fare tutto questo, si possono abbassare le tasse e far ripartire il lavoro con investimenti pubblici solo se noi torniamo ad essere sovrani della nostra moneta, mettere in circolo ricchezza, che può voler dire dal punto di vista del cittadino qui rappresentato sicuramente magari una piccola svalutazione del patrimonio immobilizzato all'interno di una banca, ma questo magari la spingerà ad investire di più piuttosto che tenere i soldi chiusi all'interno del deposito come Paperon dei Paperoni, che poi si svegliava la mattina e lo vedeva svalutato, quindi anche lei sarà poi portato ad investire, a comprare, a fare, piuttosto che a tenere i soldi accumulati dentro la banca. Adesso tu sai che e rimettere in circolo negativo. Sì, adesso hanno un tasso negativo, esatto. Quindi sono incentivati a non depositare i soldi. Certamente, certamente, però anche qui è semplicemente un problema di far ripartire l'economia con l'investimento pubblico, liberando, facendo abbassare le tasse, quindi qua torniamo all'evasione. Io direi sì, dimezziamo il carico fiscale a tutta Italia e poi diventiamo inflessibili, perché diventare inflessibili senza dimezzare il carico a tutta Italia vuol dire costruire centinaia di carceri per infilare dentro la gente che non paga le tasse. Andiamo a colpire le grandi multinazionali che oggi in Europa sfuggono, perché c'è chi va in Irlanda e paga lo 0,0 niente di tasse rispetto a che quelle che stanno qui in Italia. Quindi la soluzione, io ripeto, è tornare alla nostra piena sovranità, riprendere il controllo della nostra moneta, della nostra economia, dimezzare le tasse, essere inflessibili con gli evasori, consentire alla pensione di risparmiare ma anche di investire. Insomma, la libertà vera sta fuori dall'euro e fuori dall'Unione Europea. Allora, un invito. Allora, oltre ovviamente a ringraziarvi per lo spazio concesso, io vorrei dire agli elettori che non vinceremo le elezioni, nel senso non prenderemo il 41%, ma oggi c'è la necessità di avere in Parlamento un'opposizione dura e inflessibile, perché ci aspettano 5 anni di governo tecnico. Invito gli elettori di centrodestra ad aprire gli occhi e smettere di credere alle bugie, per essere delicati, che vi raccontano in continuazione, si ripresentano sempre con il vecchio schema, con Silvio Berlusconi, sembra di stare nel 94, che dice le stesse cose. Non vi fidate, Silvio Berlusconi prenderà i vostri voti e li porterà al governo tecnico. Sostenete Casa Pound e mandate quantomeno almeno 12-13 combattenti, uomini e donne di Casa Pound in Parlamento, a difendere gli italiani, tutti gli italiani, di destra, di sinistra, di centro che siano. Il nostro compito oggi è difendere l'Italia e lo possiamo fare solo se voi ci votate e ci mandate in Parlamento, altrimenti saranno 5 anni di lacrime e sangue senza neanche un'opposizione decente. Un invito.